quando credi di essere solo, su un atollo in mezzo al mare, quando soffia la tempesta e hai paura di annegare, chiama chi ama piano. Sai che non sarò lontano, chiama tu chi ama piano, ed arriverò io dentro a un attimo, quell'attimo anche mio. Quando crolla il tuo universo tra le righe di un giornale, quando tutto intorno è perso e hai finito di sperare, chiama chi ama piano. Sai che non sarò lontano, chiama tu chi ama piano, ed arriverò io dentro a un attimo, quell'attimo anche mio. Quando il fuoco sembra spento e non pensi di aspettare, quando il giorno resta fermo e decidi di volare, quando certa di aver vinto sulla nube di veleno e il tuo cielo è già dipinto di un crescente arcobaleno, chiama chi ama piano. Sai che non sarò lontano, chiama tu chi ama piano, ed arriverò dentro a un attimo, quell'attimo tu chiama piano. Dai che non sarò lontano, chiama tu chiama piano, ed arriverò io dentro a un attimo, quell'attimo anche mio. Alberto Bertoli, la sua band. Pierangelo Bertoli, che meraviglia, mamma mia che emozione. Sai che è la prima volta che mi emoziono tanto tanto in televisione. Proprio è... Ci devo proprio credere, no? Sì, questa è la canzone della mia vita. Tantissimo. Sentirla cantare da te, che sei suo figlio, è veramente, cioè, una bella incredibile. Cosa, guarda,
L'ho detto a Fabio Concato qualche mese fa, sono andato a vederlo in concerto a Roma, all'Auditorium, e io quando sento questa canzone, sai, le canzoni che appartengono alla vita delle persone, questa è proprio la canzone della mia vita, quando le riascolti ti rigenerano. A me capita nei momenti tristi, ma anche in quelli gioiosi, di metterla su e mi dà tutta la carica. Ma non è una cosa bellissima che, cioè, lui o io scrivi una canzone, prima è tua, e nel momento in cui la canta anche qualcun altro, dopo appartiene anche a qualcun altro. Cioè, è un pezzo di cuore di qualcun altro. Io credo che sia la magia della musica, questa qua, veramente. Ma c'è un'altra magia che... Adesso io adesso non vorrei mancarti di rispetto, ma io so che c'è una canzone che tu, non so se in TV hai mai fatto, che si chiama Giulia. No. L'hai mai fatta? No. Ma io, se non ricordo male, questa canzone l'ha scritta tuo papà, per te. Allora, andò così. Lui non seguiva più la musica internazionale, no? E allora passava di lì. Io e mio fratello guardavamo MTV allora e c'era i Green Day che passavano, ma lui non li conosceva. E c'era un pezzo, una ballata, molto bella, e lui mi diceva, ascolta il pezzo e dice, è bellissima questa canzone qua, perché non ne scrivi una così anche tu? Solo che i ragazzi avevano appena venduto 25 milioni di copie. Allora gli faccio, guarda papà, vado di là un attimo. Perché in un tuo album l'ho sentita incisa. Sì, perché poi dopo, non sapendo come concluderla, io arrivai da lui e gli ho detto, io l'ho scritta la canzone, però mi manca da dire tutto questo. E allora prima mi aveva dato coraggio per dicendovi, dai, la puoi scrivere una anche tu. Poi dopo lui, facendo qualcos'altro, stava fumando e scrivendo qualcos'altro, dammi qua il testo, va bene così, come dire, bravo, però c'è da studiare ancora, un bel po'. Ma la puoi fare dal vivo? Certo. Un pochino, un pezzetto, una cosa? Falla tutta anche. Reggimi un secondo. Vai, reggo. Come sono gli accordi di chiamapiano? Grande! Poteva suonare insieme? Ma va, no! Sentiamo Giulia! Allora, il gioco che faccio sempre con il pubblico è, provate a indovinare dove si sente chi ha messo la manina a Pierangelo. Dentro le bacheche, la minaccia del potere, oggi punizioni a chi si astiene dal dovere. Ma il nostro affetto non lo abbiamo perso mai, tu professore puoi sgolarti finché vuoi. Porteremo Giulia fino all'ultima stazione, parleremo nel ricordo dolce del suo nome. Sarà un ricordo che non muore e non va via, resterà nel cuore e nella nostra fantasia. E mi viene in mente quella scuola abbandonata, quasi per tenerti qui con noi, ma il tuo lume è spento e ti cancella dalla vita, ti terrò per sempre dentro me. Io ti avrò per sempre dentro me.